3, 2, 1, 1. Bentornati amici ad Un'ora con, da Roberto Leone, uno spazio in cui attraverseremo la carriera musicale di un artista o di una singola band ascoltati con le nostre orecchie. Per questa puntata la scelta è ricaduta su Elton John, scelta fatta da voi sui nostri social Radio Swing Set. Vi ricordiamo inoltre che potete seguirci su YouTube, su Instagram, su Telegram, su Twitter, su Facebook, su TikTok e anche sul nostro sito www.radioswingset.com, dove troverete tutte le puntate dei nostri format nella sezione podcast. Anzi, lasciateci i vostri mi piace che sono molto utili per crescere, interagite con noi dandoci il vostro parere sulla puntata. Questo piace tantissimo agli algoritmi. Elton John è sicuramente uno dei più importanti artisti del pop rock contemporaneo, cantautore, compositore, musicista. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi. La sua produzione spazia dal pop rock al glam rock, al symphonic rock, fino ad arrivare all'hard rock. A partire dalla fine degli anni 60 ha suonato in più di 3.500 concerti. Your Song è un brano pubblicato nel 1970, composto ed interpretato da Elton John, il cui testo è stato invece scritto da Bernie Taupin, suo storico collaboratore. Si tratta di una delle numerose canzoni d'amore di Elton John ed è forse la sua canzone più famosa in assoluto. Elton John era legato da una profondissima amicizia a Gianni Versace e Lady Diana. Allo stilista ha dedicato l'album The Big Picture, mentre è entrata nella storia la sua versione di Candle in the Wind, cantata dal vivo al funerale della principessa. Il brano, nella sua nuova versione, detiene il record di singolo più venduto della storia, con oltre 40 milioni di copie. I proventi furono devoluti alla fondazione dedicata alla principessa Diana. Tratta dall'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Crocodile Rock è un'altra delle hit più famose di Elton John e fu il suo primo singolo a raggiungere la prima posizione negli USA, una delle canzoni più amate dai fan. Il brano Nikita è tratto dall'album del 1985 Eyes on Fire. Questo brano ancora una volta vede Bernie Taupin come autore del testo, che parla di un uomo innamorato di una guardia di frontiera proveniente dalla Repubblica Democratica Tedesca. Teeny Dancer è un altro brano davvero famoso di Elton John, tratto dall'album Mad Men Across the Water, pubblicato nel 1971. Si tratta di una canzone molto dolce dedicata a Maxine Faberman, la prima moglie di Taupin. Il grande apporto di Elton John alla musica anglosassone e internazionale è stata suggellata dalla sua entrata nella Rock and Roll Hall of Fame del 1994. Dopo 4 anni è stato insignito del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e per la sua beneficenza. Saturday Night's Alright for Fighting, questa è una delle composizioni più rock di Elton John. Tratta dall'album del 73 Goodbye Yellow Brick Road, raggiunse la top 10 britannica e la top 20 statunitense e innumerevoli artisti ne hanno registrato cover durante tutti questi anni. Il brano Sacrifice, tratto dall'album del 1989 Sleeping with the Past, parla della fine di un amore, più precisamente la fine di un matrimonio, ed è stato probabilmente influenzato dalle vicende personali di Bernie Taupin, ancora una volta autore del testo. Non solo musica tra le passioni di Elton John, il cantautore è stato proprietario della squadra inglese del Watford, di cui è grande tifoso dal 1977 all'87 e dal 97 al 2001. Dal 2008 è stato nominato presidente onorario. Nello stesso anno ha raggiunto un curioso record che caratterizza la sua carriera live. È riuscito a esibirsi in tutti e 50 gli stati degli Stati Uniti d'America. I'm Still Standing, brano tratto dall'album dell'83 Too Low for Zero. Il videoclip della canzone è stato girato in Francia, a Cannes e a Nizza. Il testo, sempre di Taupin, di questa splendida canzone parla di una storia d'amore finita male.
Don't Go Breaking My Heart è ancora una volta il frutto della collaborazione tra Elton John e Bernie Taupin. Questo brano, cantato in duetto con Kiki Dee, uscì nel 76 e ottenne un grandissimo successo. È una delle tante canzoni di grande successo dell'artista britannico. Uno dei segni distintivi della carriera di Elton John sono i suoi abiti, portati in scena fin dai primi anni. Per omaggiare Buddy Holly, uno dei suoi idoli, decise di esibirsi con gli occhiali. All'inizio la critica era molto colpita dalla mia musica, ma quando cominciai a indossare i costumi, tutti dissero che non ce n'era bisogno e che sarebbe stato meglio che salissi sul palco con un paio di jeans e una maglietta. Ma quello non sarei stato io. Nel corso della sua carriera si è vestito da Mozart, Statua della Libertà, Paperino e Torre Eiffel. La passione per gli abiti è così totalizzante che nel 91 si presentò all'Airtown Airport con 42 valigie piene di abiti e accessori, tutti suddivisi per colore. Candle in the Wind. Tra le canzoni di Elton John questa è sicuramente una delle più belle e famose. Questo brano, proveniente dall'album Goodbye Yellow Brick Road, fu scritto nel 73, fu scritto ispirandosi a Marilyn Monroe e alla sua morte prematura quando era ancora all'apice della propria carriera. Ottenne grande successo, ma ancora più successo si ebbe nel 97, quando il brano fu riadattato per Lady Diana Spencer. Candle in the Wind divenne così il singolo più venduto di tutti i tempi. Rocketman è forse la canzone più famosa di Elton John, tratta dall'album del 72 Honky Chateau. Ottenne presto grande successo, vincendo un disco d'oro e 3 dischi di platino. Si tratta inoltre della canzone da cui è tratto il titolo del film del 2019 sulla vita di Elton John. La canzone che detiene il primato di canzone più venduta negli UK si tratta di Candle in the Wind, il pezzo scritto in onore di Lady Diana, ma non solo, il cantante ha vinto un Oscar grazie alla colonna sonora del Re Leone. Da giovane tentò il suicidio inalando gas di un forno lasciato acceso. È il padrino di battesimo dei figli di David e Victoria Beckham e anche di Sean Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono. Su Instagram ha più di 1,5 milioni di fan. Cold Heart, in duetto con Dua Lipa, che è una cattivante medley di hit del baronetto del pop, reinterpretate per l'occasione dai produttori australiani Pneu. Molto, molto accattivante, datata 2021. Durante la sua carriera, Elton John ha composto oltre 700 canzoni, alcune come Your Song, Rocket Man o Candle in the Wind sono davvero famosissime. Le canzoni anni 70 di Elton John sono entrate quasi subito nella storia della musica, ma anche quelle successive non sono da meno. Anche la cover di Nothing Else Matters dei Metallica, che Elton John ha riproposto assieme a Miley Cyrus, ha già fatto parlare molto di sé. Durante un'intervista rilasciata il 1 settembre 2021 al The Guardian, Elton John ha dichiarato che alcune delle sessioni di registrazione dell'album The Lockdown Session sono state fatte da remoto via Zoom e ha aggiunto: questa cosa ovviamente non l'avevo mai fatta prima. Il vostro Roberto Leone vi saluta e vi rimanda ai nostri social per scegliere l'artista o la band che volete sottoporci per la prossima puntata. Seguite anche le nostre pagine social Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati su quello che facciamo. Se volete, ci sono anche io sui social come Roberto Leone. Se vi va di seguirmi, ci facciamo un po' di compagnia. E anche per questa settimana non mi rimane che salutarvi e dirvi ci sentiamo alla prossima. 5, 4, 3, 2, 1.